Buongiorno, siamo sulle rive dell'Ofanto, la telecamera è quella di Storia di Lioni, intervistiamo la presidente della Prologo Lioni, Maria Antonietta Ruggero, che ci parla del progetto. Sì, in realtà è un progetto che va avanti già da 2 anni, da quando è stata insediata questa nuova Prologo. In realtà prevede una valorizzazione degli spazi pubblici, del territorio in particolar modo, o meglio di tutte quelle aree che versano per una serie di fattori, per una serie di cause in una condizione di abbandono, di degrado. Quindi anche quest'anno, seguendo questa progettazione, siamo ritornati sulle rive del fiume Ofanto, alla Chiesetta, allo Ponticello, come viene definito questo posto nel gergo popolare lionese, perché in realtà siamo legati a quest'area non solo per delle ragioni affettive, qui i nostri nonni venivano a lavare i panni storicamente, ma anche perché è un'area strategica del territorio. Di qui passa la ferrovia Villino Roccetta Sant'Antonio, proprio nelle vicinanze di quest'area, scorre il fiume Ofanto, è un'area che collega la montagna, il Monte Oppido, dove sono stati ritrovati questi resti di questa fortezza sannitica, dove in realtà nascono, si sviluppano le origini di Lioni, ed è un'area appunto che collega Monte Oppido al centro del paese. Ed è sempre su quest'area domina questo meraviglioso ponte di epoca romana, le cui fondamenta sono di origine romana. Quindi tra storia, cultura e progettazione e valorizzazione soprattutto, come dicevamo, di tutti gli spazi che purtroppo stanno vivendo una condizione di degrado. Parte questo festival sulle rive del fiume Ofanto, un festival che in realtà abbiamo toccato vari temi, il tema culturale, il tema musicale e il tema artistico. Ci esibiranno sul palco di questo festival 2 cantanti napoletane che ci porteranno un po' nelle atmosfere gitane, nelle atmosfere balcaniche e che appunto arriveranno a Lioni alle 18, più o meno orario aperitivo. Ma la peculiarità di questo festival è relativo alla partecipazione degli artisti locali. E su quest'area esporranno le loro opere artisti lionesi ed è il contributo importante a questa 2 giorni. In realtà doveva essere appunto 2 giorni, ma purtroppo per delle condizioni atmosferiche abbiamo ridotto il festival ad una giornata, ma continueremo a portare avanti questa progettazione e non ci fermeremo anche per i prossimi anni, perché ci teniamo al territorio, ci teniamo a Lioni, ci teniamo a Lioni. Sindaco di Lioni, Iurio Gioino, anche a lui chiediamo una valutazione di questo progetto, di questa iniziativa. È un'iniziativa bellissima, naturalmente complimenti ai ragazzi della Prologo che l'hanno ideata, un luogo che è il luogo della nostra identità, il luogo dei nostri nonni, il luogo della nostra infanzia. Un progetto importante che si lega ad una serie di progetti che abbiamo avviato insieme ad altri comuni, l'ultimo di questi è il percorso ciclabile da Lioni a Caposele. Un progetto piccolo dal punto di vista delle risorse economiche, ma importante dal punto di vista del messaggio, intanto perché le nuove misure dei piani di sviluppo rurale 2014-2020 incentivano questi temi, che sono quelli della mobilità sostenibile, del turismo sostenibile, dell'efficientamento energetico e dei servizi sociosanitari, ma soprattutto perché mette in rete i comuni. Lo abbiamo fatto in questo caso con Caposele, con un tema centrale che è quello dell'acqua. Il fiume Ofanto, il più importante fiume della Puglia, l'acquedotto pugliese, il più grande bacino europeo di acqua. Questo è il tema che ci lega e questo è il tema che ci lega anche dal punto di vista dell'approccio turistico.